Bene, oggi parliamo di sport duro, maschio, sport davvero affascinante, davvero entusiasmante, hockey su carrozzina. Lo facciamo con Francesco Venturi, carissimo amico. Francesco, intanto ci spieghi come funziona questo sport, in che cosa consiste, come si gioca. Questo sport in campo sono 5 giocatori, tra cui un portiere, due difensori, cioè il modulo è deciso dall'allenatore, però di solito è così, come dicevo prima, due giocatori e infine due attaccanti con il portiere in zona. Le regole le più principali sono che ogni giocatore ha un suo punteggio, quindi diciamo, perché ci sono delle mazze che hanno più forza delle altre, quindi il punteggio alto chiaro, dalla quindi, forza. Certo, quindi viene parametrato sulla base della forza per sì, permettere anche dai medici che finiscono un foglio in cui dicono la forza appunto del giocatore. Senti, ma noi vediamo cioè delle vere e proprie sportellate che fate con le carrozzine, cioè è uno sport anche sì, che mette a dura prova, insomma, ci vuole anche coraggio, è abbastanza sì, intenso, da infatti verba. Potrei portare un esempio, certo, con me per esempio, che io avevo paura di qualsiasi cosa, grazie a questo sport ho imparato che la paura si può gestire grazie allo sport, quindi ha imparato a gestire la paura. Quindi è sempre a forza di andare avanti ho imparato a gestire questa situazione. È sempre emozionante poi una partita, sì, una gara. Te sei anche il capitano, quindi sì, porti anche la responsabilità della squadra, hai un ruolo molto importante all'interno del campo e dello spogliatoio. Sì, che non è solo quello diciamo sul campo, perché sul campo la tecnica viene più che altro cioè allenata dall'allenatore appunto, mentre il capitano dalla carica più che altro, che è la cosa più importante, perché per esempio quando un giocatore viene, cioè quando subisce gol è come si dice, un calo psicologico. Certo. Quindi sta al capitano cercare di ridare entusiasmo, carica, sì, forza di volontà. È quello il ruolo principale. Te sei un difensore, no? Sì, questo è il tuo ruolo. Che sarebbe Stizio, che è una specie di paletta che, certo, che permette di portare la palla più in alla forza. Certo, certo. Senti, e per te lo sport che cos'è? Se, non ho proprio una definizione, però se dovrei darmi lo sport per me è quella cosa che ti aiuta a combattere, nel mio caso, la mia malattia. Che per esempio io prima non uscivo mai di casa, grazie a questo sport ho imparato comunque ad ambientarmi con persone che sono uguali a me ma anche diverse. Sì, e poi cioè, comunque bisogna riconoscere cioè, che l'intensità di questo sport, anche la sì, stessa, perché la prova come il basket, che il tempo è si ferma, ma si ferma quando c'è i falli, certo, quindi certo, si gioca proprio il tempo effettivo. Tempo col reale. Esatto, sì, sì, il tempo è effettivo. Effettivo. Però vedo che per quanto ci sia massima correttezza rispetto all'avversario, sì, però quando si scende in campo nessuno molla, tutti vogliono no, vincere. Sì, infatti la cosa bella è che dentro il campo ci diamo appunto le sportellate, ma poi fuori c'è molto rispetto, questa è la cosa più importante. Presentiamo la squadra, i Dolphins, no? Cioè, ci sono due squadre. I Dolphins Ancona che stanno in Serie A e i Dolphins di Legna che è la mia squadra. Quindi è così. E quindi il campionato che vive la tua squadra, Francesco? A due. Però è un campionato nazionale, voi fate sì, il campionato nazionale. Quindi cioè, è molto bello questo aspetto, che lo sport restituisce forza di volontà, animo e soprattutto c'è un messaggio personalità, di personalità, quindi cioè, è un aiuto integrale alla persona, non è solo un discorso. Non è solo un discorso sportivo. Esattamente, bello. Bello, Francesco. Adesso la prossima gara quando ce l'avete. Oggi non è andato perché bene, anche se l'avversario era molto forte. Oggi sì, diciamo che poteva andare meglio. Che il difetto della squadra nostra è che i primi due tempi
subiamo un po', mentre con altri due iniziamo a giocare seriamente. E si vede anche da qua, in esperienza, perché noi giochiamo da 2 anni, è normale che... Senti, vedo dalla parte opposta del palazzetto che stanno finendo le pizzette, forse è il caso di salutare sì, e andare a mangiare. Sì, andiamo. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci.